L'obiettivo dichiarato è quello di rappresentare un punto di riferimento per il territorio ciociaro, ma anche per la vicina area marsicana. È il compito che si prefigge l'Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari Italo Baglione di Sora. Qui, da giugno prossimo, sarà possibile sostenere gli esami di Stato direttamente in sede. A luglio scorso, infatti, all'Istituto è stato riconosciuto lo status paritario dal MIUR. L'Istituto Paritario Italo Baglione offrirà la possibilità a tutti i corsisti di immettersi con una formazione specializzata nel settore sanitario. Come si sono ben viste, le aule sono altamente attrezzate, anche come sono altamente attrezzati e qualificati i laboratori chimici, ma anche i laboratori informatici. L'importanza dei laboratori è perché nell'effettività del percorso scolastico ogni singolo corsista avrà modo di poter tastare con mano quella che è la realtà, che poi successivamente questo titolo di studio gli permetterà di provare la realtà e quindi di mettersi nel mondo del lavoro. Le iscrizioni sono già aperte e si termineranno il 30 di settembre. A breve ci saranno anche delle importanti iniziative e degli obiettivi formativi che cercheremo di raggiungere da qui a 2 anni, quindi con altri indirizzi importantissimi di studio. Tante le autorità presenti all'inaugurazione, fra loro anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, legato alla famiglia Baglione da una lunga amicizia. Qui c'è sia una capacità imprenditoriale che si manifesta in una struttura accogliente, moderna, tecnologicamente attrezzata, c'è sia ovviamente un'attività che ha un rilievo culturale, perché un istituto che può svolgere esami, fare formazione professionale, è un presidio importante sul territorio, e quindi in un momento in cui il territorio ha bisogno di presenza, di imprenditoria, di cultura e di conoscenza, è qualcosa di molto positivo. Per Sora e per tutto il territorio la scuola paritaria può essere una grande opportunità. Cosa veramente veramente importante, soprattutto per tutta la media Valle dell'Iri, non solo per Sora, per tutto il bacino dell'Abruzzo, quindi tutti coloro che vogliono frequentare l'Istituto per i Servizi Sociosanitari sanno ora dove venire. Per noi politici ovviamente è un grande segno che il territorio c'è, che sta in crescita, che ci sono soprattutto le attività del territorio che stanno in crescita e che tutti quanti insieme lavoriamo per raggiungere, sia noi parte politica ma anche i privati, per raggiungere il massimo dell'efficienza soprattutto nella ciociaria.